Ya benim girer de bilmiyor abi. Adesso la stella. Aşkımı hafife alsan da varlığın bin bir ömre bedel. Beni bazen anlasan da canımı dağlayıp acıtsan da seni affetmek bile güzel. Aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı sen İşim olmaz olsun. Hadi güzelim olsun. Allah çektirmesin. Belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum. Hiç kimseyle işim olmaz. Nefesinde yüzeceğim. Yüzümün kıyısına vurdukça sevdiğim yine seveceğim. Aşkın koynumda uyudukça. Sevdim yine seveceğim aşkın koynumda uyandıkça. Aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum. Hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun. Aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum. Hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun. Aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum. Hiç kimseyle İşim olmaz olsun be güzelim olsun aşkın sağ solu belli olmaz ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz.
sapete i corsi per fare, perché ogni ragazza in campagna c'è nelle vene fare il tappeto, impara quando è piccola. Come vedete abbiamo due vasche, in quella vasca vengono lasciati i bozzoli secchi per farli sciogliere, perché quando è secco, se io cerco di sfilarlo, non si sfila, si rompe. E certe volte a me mi chiedono, ma mettete vivi questi animali? No, naturalmente, vengono lasciati nell'aria secca e muoiono dalla loro natura, cioè hanno un po' meno vita. Signore, con questo spessore lavora il Bacco. Riuscite a vedere da lì? No. Lo vedo contro il marrone che è dietro. No, ma non c'è. Questo spessore in due settimane fa da 1400 a 1500 metri lunghezza di secco. Per trovare la punta per poter sfilare adesso, no? Se no, quando è secco mica poi puoi trovarla. Dammi una che uno secco. Uno secco, come lo sfili? In ognuno contiene da 40 a 50 bozzoli, si incrociano qua, poi diventa un filo unico. Però questo ancora non è lo spessore adatto per lavorare il tappeto. Lo spessore adatto è questo. E per ottenere questa spessatura ci vuole 6 fili di questo, viene incrociato, unito un'altra volta, che corrisponde a minimo 240 bozzoli per arrivare in quelle spessore lì. Poi non mi dite che tappeto siete costa. Questi sono 4 colori, 4 vasche e 2 colori generali che vengono utilizzati sui nostri tappeti, signori. E colorazione vegetale è stato nato con dei nomadi che vivono sui monti. Senden ne bir haber ne selam gelir oldu, yoksa yerim mi doldu? Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim unutulup mu soldu? Hani kader bizi ayırsa da bir gün kalpler bir olacaktı. Yoksa gurbetin oyalan kucakları seni de mi uyuttu? Hey, hey gidi günlere. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla. Hey, hey gidi günlere. Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama. Aynı ayıda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanın bana ayır. Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz beni unutma. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık sonra Oraya mesela bırakacağını sikiyemez. Öyle bize Kuru, zarfiro, federta. Yarın da yanında olacak mı? İyi günde ne hala, kötü günde firarda, için sızlamayacak mı? Öyleyse sımsıkı sarıl kendine, özünden başka yola sapma. Seni gönülden seveni el üstünde tut emi, hatırla daima. Hey, hey gidi günlere. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla. Hey, hey gidi günlere. Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Azıcık zamanından ayır da. Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra. Adımı kalbine yaz beni unutma.
scarpe? Perché se no si scivola, mi raccomando. Yüreğimde zincirler kırılıyor, duydun mu? Nefes nefes bu gece sevdanın son kuşu. Sen hiç böyle sevdin mi? Sen hiç böyle oldun mu? Baş eğdim yine aşka ama bu son saygı duruşu. Sen hiç böyle sevdin mi? Sen hiç böyle oldun mu? Baş eğdim yine aşka ama bu son saygı duruşu. La scelta è proprio la Venere è uscita dalle acque. Di l'architrave che quando è morto l'hanno messo poi dove e poi li hanno seppellito là, che poi vedrete la sua tomba. Nel IV secolo questo qua diventerà il tempio, una chiesa basilica. Subito vicino una vecchia villa aggiusteranno la villa del vescovo. Si vede che c'è anche un vescovato qua. Dentro le due parole siccome e probabilmente. Allora la maestra prende la più intelligente, che è la bravissimo. Adesso Pierino, che hai capito, di tu. Ieri mia nonna ha attraversato l'Aia con un giornale sotto braccio. Sei il solito cretino. Dov'è la parola siccome e probabilmente? Aspetta signora maestra, siccome mia nonna non sa leggere, probabilmente stava andando a cagare. Efesos è un nome anatolico, o vuol dire riuscirci, o forse vuol dire, perché non siamo sicuri, perché un diritto che si è già scomparso, con molta probabilità vuol dire anche, oltre a riuscirci, i testicoli del toro. Perché se avete visto le statue di Artemide sui libri, Artemide Polimastre, quelle che ha tanti mammelli, che in realtà non sono mammelli, sono testicoli del toro, oppure sono alveari, come fave di ape, fave di ape. Fave, quella verdura. Sì. Favo di ape, perché da un alveare nascono tanti favi, per questo motivo da dove sono nate tante città, ma non siamo qui né uno né l'altro, comunque una di queste era il nome della città. Solo gli uomini
gli uomini di queste case, mica gli uomini di passaggio qua. Questo era un club. Per poter pipire qua doveva avere tipo abbonamento, cioè ad ogni anno pagavi un tot contributo. Se tu portavi il tuo ospite poteva venire qua un maschio, ma se no dovevate essere i membri di questo club, perché qui non è che si veniva per pipire, qui la mattina si veniva per soprattutto iniziare la giornata, cioè si veniva qua tutti seduti e chiacchieriamo. Mentre io chiacchiero, siccome da sotto, sia per portare via la sporcizia, ma anche per il rumore, l'acqua, non mi sentiva quello che parlo io con lei, lei non sentiva per niente. In più, il gabinetto dei ministri. Dove eravamo? Biblioteca di Celso, o Celsio, non sappiamo come lo chiamavano. Quel signor Celso era un grande amatore dei libri. Aveva, quando è morto, 17.000 libri rotoli, tutti manoscritti papiro o pergamena. Lui, prima di morire, al suo cugino, perché lui non era sposato, dice: ecco a te 250.000 aurei, denari d'oro, molto pesante, più pesante del talento. E allora prendi questo, visto che tu hai visto che io tutta la mia vita ho speso per i miei libri, mi fai un mausoleo, mi seppellisci con i miei libri. Grazie a Dio, il cugino era un po' più saggio, secondo me, di lui, chiede 150.000 aurei di prestito al Tempio di Artemide e fece fare questa biblioteca. Si calcola per l'assemblea, il numero si dice per assemblea, cioè si calcolava uno su ogni 10 persone in città. Allora io per l'assemblea sto qua e mi appoggio dietro, dove lui i piedi suoi non può mettere qua, mi appoggio così, allora, occupo quasi un posto e mezzo, allora, così 25.000, ma io sto qui, i suoi piedi sono qua e te metti il sedere qua, allora raddoppiamo il coso, allora 25.000 se moltiplicate, pardon, con 10 arrivate al numero del cittadino della città, cittadino, 250.000. Afrodisias era 10.000 posti, 100.000. Sono spiegato, Siracusa 30.000 posti, 300.000. Mi spiego come va la matematica, formula. Vi prego, parlate, raccontate, dite ai vostri amici, facci che bella, davvero bella. Il mio paese è bello, niente, sei visitato. Speriamo che ci rivedremo nei giorni belli. Vi racconto l'ultima barzelletta. Un aereo si precipita, muoiono tutti, 280 persone, si salva una scimmia. Come mai? Uno dice: facciamo una cosa, questa scimmia la affidiamo a un domatore che insegna all'animale di parlare capire con dei gesti. Va bene, va bene, dopo 3 mesi telefona il domatore, la scimmia è pronta, la prendo e la porto sulla sala di tribunale, nella sala di tribunale, il procuratore inizia. Mentre che si precipitava l'aereo, che cosa faceva il primo pilota? Primo. Ma che cosa faceva la prima Nostos? No, ma che bordello sull'aereo, tutti questi compagnia e che cosa faceva il secondo pilota? E la seconda hostess? E tu che facevi sull'aereo? Salite sull'aereo, guardate la cabina, se non c'è la scimmia non viaggia tutti.